Ciao ragazzi, bentornati con un nuovo video. Oggi voglio parlare di un batterista che ho capito, non ho capito, e poi l'ho capito, che è Jason Bittner. In questo caso lo vedremo con gli Overkill. Perché dico ho capito e non l'ho capito? Perché lui è stato molto sponsorizzato in un periodo insieme a Chris Sutter e Lamb of God, però non c'erano dei video e delle, diciamo così, del materiale pratico che rendesse giustizia alla promozione che aveva avuto. Attenzione, con questo non sto criticando lui, sto spiegando semplicemente quello che era stata la mia impressione, cioè una grande pubblicità che però in qualche modo non era supportata, diciamo, da qualcosa che dimostrasse perché devi essere pubblicità. Molto che passa. Quindi che succede? Per un periodo l'ho capito, non l'ho capito, poi ho cominciato sempre più a apprezzarlo fino ad arrivare a vedere i suoi lavori, a parte quelli di Shadows Fall che sono figli, ma secondo me con gli Overkill è stato proprio il suo gruppo, o meglio. Questo video di Overkill proprio dimostra uno che è perfetto per lo stile, grande, cioè qua è perfetto. Infatti sono felice di presentarvelo perché se anche voi come me avete qualche dubbio, quando ho visto questo video ho capito che comunque si tratta di uno con i controcoglioni. Sì, se vogliamo parlare anche dell'esibizione Modern Drummer Festival, non è stata una delle sue esibizioni migliori, ma in generale tutti quelli che hanno una band e fanno tour, quando vanno lì da soli, con le basi, non è che possono fare grandi cose. Ma così come alcuni che sono bravi a suonare da soli, a fare super assoli, cazzi e mazzi, diventi con una band e non sono a quel livello. Quindi diciamo che batteristi come questi andrebbero sempre analizzati nel contesto che effettivamente è il loro, cioè la band. Inutile che tu fai suonare uno da solo a un festival di batteria e poi dici, ah, quello non mi sembra un granché. E certo, perché quello lì è abituato a fare un'altra cosa. Quindi sarebbe giusto combattere con le stesse armi. Invece, quando metti in un Drumfest, tu metti i solisti insieme a quelli che i solisti non sono. Con gli ovvi risultati. Ma bando alle ciance, vediamo un pochettino. Altra moto. Jason Bittner con gli Overkill. Super video di SickTimer.com. Fate le chitarre che sono. Perfetto tipo di thrash metal per lui, eh. Super solido. Metti a posto il microfono rullante, grande! Oh, dai. Qua è proprio casa sua, eh! Ah, occhio, occhio qua! Ah, bello! Bello, bello! Cacaru, caprush! Catagadu, capigibigibi! Bravo, bello! E tanto, adesso lo vediamo a rallenti, vediamo la risoluzione 75, devo Cattacadu, cattivi. Bello, 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 bravo. È fatto anche benissimo, tra l'altro, questo stato. E poi sta roba è tosta perché sono dei mid-tempo malefici, cioè qua appena sbagli si sente subito qua. Performance proprio. Un po' bella rullata mani e piedi insieme. Bravo.
Bravo ragazzi, no. Questa roba è molto più difficile da suonare di quanto non pensiate. Ricordatevi questo: ogni volta che siete convinti di fare qualcosa meglio di uno così, andate in saletta, vi registrate col click, vi riascoltate, va bene anche audio video, che si capisca bene, e poi fate un'analisi. Sta roba fatta così non è per niente facile. Qualche qua molto contestuale, cioè non c'è una rullata fuori. Notiamo qua per i nerd come me, mitico Alesis D4, trigger per la cassa, mitico, che sta tipo sui 100 e passa euro. E forse qua c'è un DM Pro, però questo qua è sicuramente un D4, Alesis D4. Attenzione, qua abbiamo il trigger, ah, abbiamo tutta la batteria triggerata, ragazzi, non l'avevo visto. Tom triggerato, se non ricordo male ho visto anche un trigger sul timpano poco fa, e anche sul rullo è qua. Quindi la batteria... Eccolo qua, anche il timpano triggerante. Con l'Alesis D4. Ma là c'è un Alesis D4 e un DM. Perché DM, perché, scusate, perché? Perché D4, tutti quanti sanno che è famoso per il trigger sulle casse. Per esempio, si dice che Dave Lombardo in The Gathering dei Testament usi il sample Fusion di quel disco, o una cosa del genere. Poi, ripeto, non lo ricordo, ma non voglio... non ci mettevano sul fuoco. Comunque l'Alesis D4 per triggerare le casse è fantastico. C'è qua un octoban e un gong. È un no, cos'è? Un gong bass drum. Ah, figo, cioè, comunque notate tutti quanti i passaggi da una parte all'altra che sono perfetti, cioè, lavoro. Questo qua mi ha detto che passi dal terzinato a una parte che mi binaria, se non erro. Grande, grande performance qua, No, ragazzi, professionista. Metti che ha rullata con gli splash. Taga taga dugu dugu, taga taga. No, ragazzi. Bravo. Ah,
suonato molto bene, ma tutto il gruppo poi. Poi io non sono fan delle voci così, però il gruppo non fa tanto. Bravo, cazzarola, bravo, 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 bravo. Quindi, no, fenomenale. Secondo me questo è un brano, vedete, questo è un caso in cui per capire uno veramente non vederlo fare quello che sa fare bene. Questo è thrash metal con gli overkill, fighissimo. Super contestuale, volumi giusti, preciso, rullate giuste, scelte giuste, una bella lezione di batteria. Questa è una lezione di batteria. Non c'è stata una rullata fuori contesto, non c'è stata quella, non c'è stata una stighettata che ci ha fatto storcere il naso. Grande performance, bravo. Grande timing, molto molto preciso, una figata. Quindi per me Jason Bittner con questo video si è guadagnato ulteriormente il mio rispetto, perché io non manco di rispetto a nessuno, però dico, in questo caso grande l'esibizione, e se dovesse capitare di vedermi altri drum clips con gli overkill sarebbe mio piacere vederli. Poi tipo in questo video sono ancora male a 47 anni, più vicino ai 50, molto maturo, molto più, magari prima aveva quelle cose del doppio ride che a volte mi faceva un po' storcere il naso, non so se c'è il naso, però era un po' fuori contesto. Qua è fenomenale, quindi bravo Jason, complimenti per questa performance. E voi invece ragazzi che ne pensate? Vi ho convinto? È un figo Jason Bittner? Fatemi sapere, un like, un commento, attivate la campanella, un abbraccio a tutti e al prossimo video. Ciao!